Spesso le persone si chiedono: perché sono arrivato a questo? Perché ho questa paura o questa ossessione? Eppure prima non ero così. Se sei felice, difficilmente ti verrà da cercarne le cause. Sei felice e basta. Che altro c'è da sapere? Ma se sei ansioso, puoi star certo che prima o poi, di solito più prima che poi, ti verrà da chiederti il perché. In parte per via della componente ossessiva dell'ansia. In parte perché la natura, cioè l'evoluzione, ci ha fatti in modo da prestare più attenzione quando le cose vanno male di quando vanno bene. Perché questo ci dà un vantaggio in termini di sopravvivenza. Una delle prime teorie psicoanalitiche, la teoria del trauma, vedeva l'essere umano come puro e perfetto alla nascita e poi via via intaccato nel suo equilibrio emotivo dagli eventi, dall'educazione e dalla vita. Nel corso della storia della psicoterapia, non solo psicoanalitica, l'idea di trauma ha avuto corsi e ricorsi. Il trauma è stato prima ipotizzato come causa comune di tutti i problemi mentali, poi declinato in varie forme. Trauma improvviso, trauma cumulativo, cioè tanti piccoli traumi che si accumulano, trauma minore e poi declassato. Nulla si deve al trauma. Poi il ritorno, ad esempio con l'EMDR, una tecnica di desensibilizzazione sensomotoria usata principalmente con i traumi. Il problema dell'idea di trauma, tuttavia, è che può essere difficile stabilire quando è avvenuto il trauma e addirittura se è avvenuto davvero. Un conto è il soldato che torna scioccato dalla guerra, oppure la vittima di un'aggressione o di una rapina, che continuano ad avere flashback o incubi, cioè immagini intrusive che li riportano al momento in cui è avvenuto effettivamente il trauma. In questi casi si può parlare di un vero e proprio disturbo dovuto al trauma e che può essere diagnosticato come disturbo da stress post-traumatico se sono presenti i sintomi caratteristici. Ma un trauma infantile? Come fai a essere sicuro di aver subito un trauma o un abuso quando avevi 2 anni? Abbiamo già visto in un precedente video gli scherzi che può giocare la memoria e come la memoria negli esseri umani funziona per ricostruzione e non per richiamo come nei computer. Trovi il link in descrizione. In altre parole, il trauma vero e proprio è quasi sempre ben riconoscibile e localizzabile nel tempo. Se mancano queste caratteristiche, è difficile ipotizzare persino che sia avvenuto. Un'altra idea abbastanza popolare e per certi versi affine a quella di trauma è l'imprinting. L'imprinting è una speciale forma di apprendimento che si verifica solo all'interno di determinati periodi critici. La parola imprinting è stata usata la prima volta da Konrad Lorenz, l'insigne etologo, che studiò, fra le altre cose, come alcune specie animali imparano chi è la propria madre. L'esperimento famosissimo è quello degli anatroccoli appena nati, che, vedendo come prima figura la madre, imparano che quella è la loro madre. Ma se vedono per primo lo sperimentatore, imparano che è lui la loro madre e quindi lo seguono ovunque. Ma anche mostrando loro una sagoma di cartone con degli occhi e una bocca dipinti, imparano che è quella la loro madre e seguono la sagoma ovunque lo sperimentatore la porti. E questo apprendimento può solo avvenire entro poche ore dalla nascita, dentro un periodo critico, cioè una finestra temporale breve e ben definita. Nel parlare comune, alcuni a volte confondono i due termini, trauma e imprinting. Ma il trauma è per definizione un evento negativo, che lascia conseguenze negative. Un imprinting, invece, può essere negativo o meno, e per poter aver luogo devono darsi certe condizioni, cioè l'organismo deve essere all'interno di un periodo critico, come abbiamo detto. Ma è comunque un evento che lascia conseguenze a lungo termine. L'imprinting nell'essere umano non ha così tanta importanza come in altre specie animali, perché l'apprendimento nell'essere umano è molto più complesso e ramificato. Ma i periodi critici sono importanti anche nell'uomo, ad esempio nello sviluppo della vista. Se tu da bambino hai il cosiddetto occhio pigro e non te lo prendono per tempo, mettendoti l'occhiale con un occhio tappato, quello con il vetro smerigliato, rischi di perdere la vista da quell'occhio diventando adulto. Perciò, se tuo figlio piccolo ti dice che non ci vede bene da un occhio, corri a portarlo subito dall'oculista. Si possono avere apprendimenti non traumatici, cioè che non hanno le caratteristiche del trauma come modernamente è definito, quindi ad esempio senza flashback, ma che lasciano conseguenze molto forti,
in negativo oppure in positivo. Di solito questi apprendimenti improvvisi hanno luogo nelle situazioni dove sono coinvolte emozioni molto forti. Emozioni e sensazioni forti sono un potente incentivo per il cervello a fissare i ricordi nella memoria, anche le sensazioni indotte dall'uso di sostanze. Questo è uno dei motivi per cui chi fa uso di droghe, per indicare qualcuno in uno stato di irrazionalità emotiva o addirittura psicotica causata dall'uso di droghe, fin dagli anni 60 parla di flip out o flipped out, cioè flippato italianizzato, o flippaggio o flippagione toscanizzato. Ma ovviamente anche stati emotivi molto positivi, come ad esempio una premiazione o un riconoscimento pubblico di fronte a molte persone, possono farti imparare che sei una persona di valore e competente. Di sfuggita, questo è un ottimo esempio di come le esperienze sociali e in gruppo possano talvolta aiutare se vissute nel modo giusto. Il gruppo può essere un potente mezzo per creare o modificare l'identità personale. Un modo ancora diverso di imparare istantaneamente è l'evento scatenante, cioè la classica goccia che fa traboccare il vaso e che fa leva su una tendenza sottostante già esistente. Occorre quindi che ci sia una predisposizione a quel tipo di eventi. Può essere l'ascisi che fa venire allo scoperto un disturbo d'ansia o una psicosi prima latenti, cioè dormienti, o il film horror che ti fa venire gli attacchi di panico. Dottore, non ho mai avuto questo problema, ma la settimana scorsa sono andato a vedere Hellraiser, quel formidabile film horror degli anni 80, e da allora non faccio altro che incubi orribili. Come mai? Forse non avevi mai avuto questo problema, ma più probabilmente eri già un po' ansioso anche prima. E il film ha fatto come la proverbiale goccia, facendo precipitare la tua ansia. Da cui il famoso detto, conosci te stesso. Se sai di soffrire di ansia, non andare a vedere film horror prima di averla curata. La tecnica giusta si chiama esposizione graduale, non esposizione totale e indiscriminata.